Letizia, per cortesia, fammi vedere che cos'hai. Perché Letizia, se non mi fai vedere cos'hai, non capiremo mai. Cos'hai? Ma cos'ha? Cos'ha? Guarda, guarda. Cos'ha? Cos'ha? Guarda. Aiuto, ragazzi, aiuto! Il portale è chiuso, dove vado adesso, ragazzi? Aiutatemi! Stanno arrivando, ragazzi! Sono qua! Stanno arrivando! Mi escono qua! Qua sotto? No! Assolutamente! Dietro alle calecca! Letizia, muoviti! Dobbiamo andare! No, papà, non voglio andare, non voglio andare, ti prego! Aiuto! Aiuto, non voglio andare! Letizia, Letizia, ma è per forza che dovete andare, anzi, sei già in ritardo! Ma io non ci voglio andare! Dai, Letizia, bisogna andare, per forza! No, ti ricordi cosa mi hai fatto l'ultima volta? Ma dai, vedrai che dopo stai meglio! Dai, spiega a casa dove deve andare Letizia. Allora, dai. Ragazzi, da casa. Letizia deve andare dal dentista, ok? Deve andare a mettere tutto l'apparecchio sull'arcata, quella sotto. Letizia, l'ho messo anch'io alla tua età l'apparecchio. Mi ha fatto poi così tanto male. Tu lo dici che non ti fa male. Letizia, anch'io mi sono messo l'apparecchio. Guarda che va identico. Guarda, guarda. Non sembra proprio che deve identico. Cosa stai dicendo? Sono bellissimi. Sono bellissimi i denti, vero? No, non direi proprio. Io ho paura che mi faccia male. Ma ragazzi, ma anche voi siete mai andati dal dentista? Vi avete paura come me? Se sì, allora mettete un bel mi piace. Ma fatelo subito, mi raccomando, e iscrivi anche al mio canale. Dalle tranquillità, perché è già agitata di suo che deve andare dal dentista. Vai tranquilla. Visto che va con te, vai, calmala. Con me sarà tranquilla, stai tranquilla, va bene? Ti fidi? Non ti fidi di me. Dai, andate, andate che vi aspetto a casa, su. Ecco, Letizia, dai, siamo arrivati, guarda, al dentista è là. Come siamo arrivati? Ma non voglio andare. Letizia, allora, fai vedere un'altra volta la bocca, quello sopra. Okay. Questo qua è quello sopra e dove mettere i ragazzi, questa vedete, questa qua sotto. Sì, dai, perché ho tutti i denti storti. Sì, ma alla fine, guarda che bei denti che hai sopra. Sì, sembra... Prima ci avevo che mi venivano qua, io adesso sono... Sì, sembri un carro armato, però dai. Ma cosa stai dicendo? Aspetta un attimo che devo fare una cosa. Dai, Letizia, muoviti con queste foto. Dai, che siamo anche in ritardo. Dai, va bene, dai, andiamo il più presto possibile, che così finiamo questa cosa. Non è questa cosa, dai, dopo avrai un bellissimo sorriso, te lo dico io, dai. Ma non sono felice perché sicuramente mi farà un sacco di male, come questo qua che mi hanno messo. Mi ha fatto un sacco di male, non riuscivo a mangiare niente. Mangerai stracchino, formaggio, quello là, quello morbido, poi puoi mangiare, non lo so, la cimenta, tutte cose morbide. Okay? Sì, dai, ho capito, mal che vada ti al sanatorio. Dai, Letizia, dai, siamo arrivati, dai. Di qua, dobbiamo andare di là. Ho capito, ma... Di là, sì, Letizia, di là. Dai. Ma secondo te mi faranno male? Ancora, Letizia, dai, per piacere, dai, di là. Ma c'ho paura. Ti fanno male, sì, ti fanno male, sì, te lo dico io. Allora non me lo faccio mettere. Il bandaggio. Ho paura. Ma cos'è sta cosa qua? Questi, vedi, sono tutti gli strumenti che adesso, vedi, ti andranno tutti in bocca per fare il lavoro. Guardate, ragazzi, c'è la puntura. Eh sì, ti fanno quella puntura là. Te la fanno nella gengiva qua. Vedi? Ah, ti fa male. Era meglio che scappavi prima, vero? Mm. L'unica cosa che mi dà fastidio quando me lo mettono, quando me lo so anche l'apparecchio, sta questo coso qua. Che te lo mettono qua, ragazzi. Cioè, a me non mi piace. Ma serve, so quello, se dovrebbe, quello serve in teoria, questo, vedete? Quello serve per risucchiare la saliva, hai capito? Ok. Dai, avrai 20 minuti di lavoro e dopo, fra sì, un anno, avrai dei bellissimi denti, vero ragazzi? Sì, sì, ma io ho un po' di paura perché dopo quando mi metterò questo qua sotto, ragazzi, avrò male. E speriamo che riesci a mangiare. Non riuscirò a mangiare niente. Mi raccomando, abbiamo preso cose molto, molto leggere, molto tenere da mangiare, va bene? Stai tranquilla, ok? Guardate, fai vedere. Allora... Ecco. E là non è messa, manca solo da mettere gli elastici. Dopo è finito. Poi... Abbiamo ancora 10 minuti, ragazzi. Dopo torniamo a casa dalla mamma Patti e gli facciamo vedere questo bellissimo lavoro. Ti ha fatto male? No, però adesso quando tipo chiudo la bocca un po' mi fa tipo male qua. One hour later. Eccoci qua, siamo tornati. Ah, siete tornati?
Bentornati Letizia, come stai? Malissimo. Guarda tesoro, stavo preparando questa tavola e mangiavo qua questa sera. Bene. Guardate così, c'è questo paesaggio stupendo. Bellissimo, sei contenta Letti, dai. No, non ho voglia di mangiare, non volevo saperne niente. Ma fammi vedere questa parità. No. Fagli vedere, dai, fagli vedere, dai. Gli hanno fatto anche la puntura, eh? Gli hanno fatto una puntura? Fagli vedere l'apparecchio sotto. Vedi cosa ne hanno fatto. Ai. Apri la bocca bene, Letti. Ah. Apri tutta. Ma ti fa male, amore? Ti fa male? Sì. Cioè, gli hanno fatto... Quindi adesso vi vado a Cioè, guarda che siamo stati dentro... Quasi 2 ore, eh? Cioè, siamo stati dentro 2 ore. No. Perché gli ha tirato, gli ha dovuto fare perfino la puntura e adesso... Non sente più da un lato. Sì, mi hanno fatto la puntura qua. Però adesso non ho fame. Guarda, un ago grande così. Aspetta che andiamo a vedere come sta. Sei sicura che non puoi mangiare nulla? Neanche una minestrina? Okay. Uno stracchino, un po' di purè? Ma lascia stare, dai, per piacere. Letizia, mettiti il pigiama e vai a letto. Dai, andiamo a mangiare noi due e siamo a posto. Okay. Buonanotte, tesoro. Sì, ho capito, ma va a letto così. Dagli no, pigiama. Adesso si cambia con dagli calma. Pigiama. Dai, noi intanto andiamo a mangiare. Va bene? Va bene. Era grande la puntura, eh? Sì, grandissima, mi ha fatto un sacco male. Povera, vedo che non sta bene. Ok, adesso pensiamo noi due. Cosa c'è di buono da mangiare? Potrei fare una cosa veloce, non lo so, un ovetto, un po' di insalata. Ma come l'insalata? Non vedete che facevi la carne e si uscì ascolta, dopo? Ascolta, se mangiassimo un po' dietetico, male non ci farebbe. Ho capito, dai, vado a letto anch'io. Nico, ma cosa c'è? Ladri? Ma dove? Sento dei rumori che vengono da giù. Ma come ladri? Vengono come da ladri? Qua, non niente. Giù. Metti giù la pila, sono giù. Ok? Letizia sta dormendo. Vai a prendere. Vai a prendere il cellulare. Vai. Eccomi, ho preso il cellulare. Tieni la pila, tieni. Tieni la tua pila. Ehi? Shhh, cosa vedi? Cosa vedi? È qua, aspetta, è in bagno, aspetta, c'è la luce del bagno accesa, chiama la polizia, dai, subito, ok? Chiama. Pronto? Sì, salve, polizia. Sì, siamo a casa. Penso che abbiamo i ladri dentro in casa. Dovete venire subito, abbiamo la luce del bagno accesa e noi abbiamo spento tutto. Dovete correre subito, dovete essere qui. Cosa ti ha detto? Che viene subito? Sì, grazie. Ok, grazie. Hanno detto che arrivano subito. Vai là dentro. Tieni qua, la tieni. Io provo a aprire, va bene? E là! Aspetta. Ari che entriamo! Aspetta. È chiuso. Ma che versi sono? Apri! Guarda che abbiamo chiamato la polizia, apri! Ma lei sentiti che versi? Ma che versi sono? Ehi là, apri! Signora. Ma che colore vestito? Ma scusa un attimo, questa non è, questa è... Letizia! Fatti vedere davanti, apri qua, Letizia, apri! Letizia, ma sei tu? Letizia, apri per piacere, puoi aprire... Perché non vuoi aprire? Perché sta piangendo? Letizia, apri, per piacere, apri! Guarda che sta lì! Chiama la polizia, fai un favore, di che non vengono. Sì, chiamo subito, prendo il cellulare. Vai, chiama. Sì. Letizia, dai, guarda che è partito, apri! Non dai, tira! Apri! Hai aperto? Dai, bravo. Pensate che veniamo, sì, un salame, la mia figlia, sì. Letizia? Ancora, fammi entrare! Ma cosa c'è? Ma cosa succede? Ma fa entrare. Magari entro io che sono la mamma, sì. Sono cose da femmine, magari cerchiamo di capire. Letti, sono io, posso entrare? Letizia! Ma cosa succede? Posso entrare? Almeno io! Magari papà no, ma io! Apri! Entro! Aspetta, fammi! Dai, per cortesia, Letizia! Letizia, ma che cosa c'è? Che cosa c'è, Letizia? Puoi girarti? Non capisco. Allora, se non ti giri, non riesco a capire cosa succede. Ma stai male? Letizia. Dai là. Cosa? Ma che ne so se piangono, Letizia? Letizia. Guardami, Letizia.
Cosa c'è? Letizia, guarda. No, Letizia, basta, Letizia, per cortesia, fammi vedere che cos'hai. Perché Letizia, se non mi fai vedere cos'hai, non capiremo mai. Puoi levarti questa roba? Dai, per cortesia. Ma cosa succede? Ma cosa succede? Non lo so. Letizia, adesso facciamo una cosa, papà Nico, aspetta. Tu adesso ti siedi con calma, ti togli lo zaino, togli la mano e mi mostri cosa hai in faccia. Ok, Letizia, sì. Ok? Cos'hai? Hai visto? Ma cos'ha? Cos'ha? Guarda, guarda. Cos'ha? Guarda. Hai visto? Non fa male il cuore, non vuole il cuore. Mamma mia, Letizia, fammi vedere. Fammi voglio andare. Alzati, alzati, alzati. Fa male. Fammi vedere anche sul collo. Con il collo? Sì, anche qua, gli sta arrivando tutto calma, qui. Calma, ma scusa un attimo. Ma cos'è? Scusami, un attimo. Cos'è? È tutta roba. Sembra in carne viva. È orribile, papà Nico, è orribile. Guarda, ha tutta la pelle che si è tolta con il sangue. Se la fai parlare? Non riesci neanche a parlare. Sta creando delle pustole, non riesce a parlare. Okay. E poi... No, no, allora, aspetta, ferma. Letizia, ti portiamo in ospedale. Dobbiamo capire. Allora, siediti qua, siediti. Dobbiamo capire cosa gli ha provocato questa infezione. Non saprei come chiamarla. Che ne so io, gli ha fatto la puntura alla dottoressa, dopo gli abbiamo dato l'antidolorifico. E basta. Gli avrà fatto allergia, non lo so, ma guarda in che stato allora, si aspetta, trova, hai, guarda! Hai il telefono, chiama. Letizia, andiamo in ospedale, dai. E ce allora, avrà già il medico. A vedere? Ce l'ha anche il braccio. Sì. Tranquillizzati. Tranquillizzati. Sì. Ci serve un'ambulanza. Ok. Ci serve subito un'ambulanza, sì. Aspettiamo. Puoi andare subito, stai qua. Stanno arrivando. Okay. Grazie. Gli ho detto dall'ambulanza, non ce la facciamo neanche andare Letizia, in ospedale. Andiamo, arriva l'ambulanza. Non ho mai visto una cosa del genere, non l'ho mai vista. Ah, calma. Ok, arriva l'ambulanza. Una roba inguardabile, ragazzi. Dai, calmi, Letizia, calmati, dai. Calmati. Non ho mai visto una cosa del genere. Iscrivetevi al canale e lasciate tanti like, va bene? Ok?